Cari cittadini, buonasera. Ci sono varie comunicazioni importanti che devo fornire. Partiamo sempre dall'aspetto epidemiologico. Il quadro è sostanzialmente immutato perché abbiamo avuto proprio oggi la comunicazione di un nuovo positivo a coronavirus, il 19esimo. Si tratta di un giovane di circa 35 anni, risultato positivo, anche lui senza febbre asintomatica, non ospedalizzato. Ma abbiamo avuto anche i giorni scorsi la comunicazione che uno dei 18 è guarito, quindi si è avuto un guarito, si tratta di uno dei due albanesi ritornati dall'Albania. Quindi in questo momento abbiamo 18 positivi a coronavirus, tutti asintomatici, tutti non ospedalizzati, tutti nelle proprie abitazioni ed un guarito. Tra l'altro molti dei 18 sono già risultati negativi al primo tampone del coronavirus e sono in attesa del secondo, quindi da qui a pochi giorni molti di loro risulteranno guariti. Quindi il quadro è sostanzialmente immutato. È bene però raccomandare sempre la prudenza a tutti, è bene sempre che tutti, a parte che è un fatto obbligatorio, tutti mantengano sempre le distanze almeno di un metro e sempre usino la mascherina per strada o nei luoghi affollati, e la mia raccomandazione è sempre quella veramente di evitare gli assembramenti nelle piazze, nelle piazzette, nei bar e fuori i circoli. Sempre in quest'ottica di sicurezza e soprattutto di evitare la propagazione del virus, questa mattina ho firmato un'ordinanza per la proroga del divieto di manifestazioni su piazze e piazzette fino a domenica 11 ottobre. Quindi è bene, a mio avviso, continuare ad evitare manifestazioni su luoghi pubblici che possano causare propagazione di virus e possono sicuramente essere un luogo di assembramento fisiologicamente. Quindi fino all'11 non si faranno manifestazioni su aree pubbliche del comune. Sempre questa mattina ho ritenuto opportuno di procrastinare l'apertura della scuola prevista per domani, l'ho procrastinata a lunedì, questo non per quanto concerne paure epidemiologiche, ma per dare maggiore sicurezza a tutti i bambini, al personale docente, a tutti il personale ATA, a tutti coloro che frequentano l'istituto. In questi due giorni l'ufficio tecnico, di concerto con il preside, ultimerà tutte le norme di sicurezza, le renderemo praticamente perfette, le adegueremo in maniera veramente pedissequa alla normativa, e solo per un fatto di sicurezza è opportuno, voglio dire, aprire lunedì, in modo che veramente apriremo lunedì con tutte le sicurezze che impone la normativa Covid, per a garanzia questa di tutti. Problemi epidemiologici particolari in questo momento per l'istituto non evidenziamo. Troverete un istituto, sia il plesso qui in via Foresta, sia l'alto in Viale della Libertà, con varie entrate per i ragazzi, proprio per evitare momenti di assembramento e momenti di contatto. Al momento non ho altre notizie da fornire. Se ci dovessero essere dei cambiamenti per quanto riguarda il quadro epidemiologico, sarò tempestivo nel fornirlo. Buona serata.